Abbiamo con piacere in collegamento telefonico Daniele Scalea, direttore generale dell'ISAG, l'Istituto di Alti Studi in Geopolitica. Buonasera. Buonasera. Allora, direttore, lo abbiamo sentito, Trump in conferenza ha replicato subito a quella che era la notizia del giorno, ovvero l'ipotesi che la Russia sia in possesso di informazioni compromettenti su di lui con le quali potrebbe ricattarlo. Dunque, la notizia è che i servizi sostanzialmente hanno accluso quella che effettivamente è una loro indagine, cioè quella sulla ipotetica, secondo loro anzi probabile, azione di hacker russi che avrebbero cercato di disturbare le elezioni americane o forse anche di favorire addirittura un candidato, cioè proprio Trump. Hanno accluso queste note, questo memorandum che in realtà in maniera scorretta una parte dei media italiani hanno descritto come un'indagine degli stessi servizi, della stessa intelligence americana. In realtà no, si tratta di qualcos'altro. L'intelligence americana l'ha incluso nei suoi briefing con Obama e con Trump perché sapeva che queste note erano già circolate, nei media addirittura erano circolate molto prima che si votasse, e quindi intuendo che erano circolate in maniera riservata, ma intuendo che qualcuno avrebbe prima o poi pubblicato, hanno deciso di informare preventivamente anche il presidente eletto di queste cose. In realtà l'origine di questa nota non è l'intelligence americana con l'aiuto dei servizi britannici, come hanno scritto purtroppo anche grandi testate italiane. In realtà è una ricerca privata, commissionata da un gruppo politico americano originariamente afferente a repubblicani opposti a Trump, e poi questo gruppo di consulenza si è rivolto ai democratici come finanziatori, ed è una ricerca che è stata realizzata da un non meglio precisato ex agente dei servizi segreti britannici, ma appunto per un committente privato e in forma indipendente. Tra l'altro non solo i media che hanno pubblicato queste stralci o addirittura come nel caso di BuzzFeed hanno pubblicato tutto integralmente queste note, non solo si tratta comunque di accuse che non possono essere confermate, nel senso che sono integralmente basate su fonti anonime che vengono citate in queste note dal suo autore, ma questi media, pur essendo, come ben sappiamo, non grandi simpatizzanti di Trump, hanno sottolineato che balzavano subito all'occhio alcune inaccuratezze all'interno di essi. Un fatto che subito è stato evidenziato per contestare l'affidabilità di queste note è che viene attribuita la presenza a Praga per un negoziato centrale, che sarebbe al centro di questo negoziato tra lo staff di Trump e quello di Putin, di una persona molto vicina al presidente eletto, ma è stato dimostrato che non solo lui non si è mai recato a Praga da quello che risulta dal suo passaporto, ma anche terze parti indipendenti hanno invece testimoniato che lui si trovava altrove quei giorni in cui in realtà avrebbe dovuto essere a Praga per incontrare gli emissari di Putin e sostanzialmente concordare questo grande complotto tra Trump e Putin contro gli Stati Uniti. Sì. Quindi diciamo che si tratta comunque di note molto dubbie, tant'è vero che l'effetto apparentemente che è stato sortito non è stato negativo per Trump. Trump ha potuto anzi molto presto contrattaccare, l'ha fatto nella conferenza stampa, lo stanno facendo i pochi media che sono vicini a lui e quella parte comunque del Partito Repubblicano che in questo momento si mostra abbastanza solidale, a parte McCain e pochi altri, con il suo presidente, hanno contrattaccato dicendo che comunque i media hanno diffuso come se fosse verità un qualcosa che è altamente contestabile, che però fa delle accuse pesantissime contro un presidente eletto, sostanzialmente di essere un traditore della patria, senza poi scendere nei dettagli più scabrosi sulle sue abitudini sessuali. Quindi di fatto si sta rovesciando, e queste note, questo memorandum che è diffuso sta diventando un argomento che invece Trump cavalca per accusare la CNN e altri media mainstream di essere ancora, anche dopo le elezioni, fortemente
contro di lui, tanto da, come ha detto Trump, arrivare a produrre loro le fake news e non, come invece accusano questi media, Breitbart o i blog, i siti e chat favorevoli a Trump in internet. Eh sì, qui torniamo un po' al discorso che abbiamo fatto nella nostra ultima intervista sul fatto che il tycoon preferisce di gran lunga affidarsi ai nuovi mezzi di comunicazione diretta che offre il web. Sì, poi lui adesso ha, chiaramente, in parte ce l'ha avuto quando ha preso la candidatura alla presidenza, nel senso che già lì non si poteva più ignorare quando lui parlava, rilasciava delle dichiarazioni. A maggior ragione adesso che è presidente eletto, poi da 20 sarà il presidente, lui potrà ogni volta che vuole, anche per via televisiva, rivolgersi direttamente alla nazione. E indubbiamente, questo lo riconosco anche ai suoi detrattori, un abilissimo comunicatore, è riuscito in un'impresa politica che nessuno, quando ormai è passato tanto tempo, annunciò che voleva concorrere alla nomination repubblicana, veramente in pochissimi ritenevano fosse possibile anche solo che arrivasse a sfiorare la nomination. Quindi ha dimostrato comunque un'abilità politica, una capacità di comunicazione non indifferenti. La posizione in cui si trova adesso gli dà un notevole vantaggio, anche perché poi gli Stati Uniti, un po' diversamente da quello che succede da noi, la figura del Presidente degli Stati Uniti è comunque molto rispettata. Direttore, è vero che con Trump queste cose potrebbero cambiare, però tendenzialmente si tende poi la società tende sempre a dare del credito a colui che sta alla presidenza e essere molto cauta nell'attaccarlo in maniera troppo diretta. Tornando alla questione della cybersicurezza, proprio nelle scorse ore Trump ha nominato Rudolph Giuliani a capo della task force che si occuperà della sicurezza informatica. In particolare l'ex sindaco di New York si dedicherà alla protezione delle aziende private da attacchi hacker. Ricordiamo che qualche mese fa il presidente eletto aveva annunciato che Giuliani non avrebbe fatto parte della sua amministrazione. In effetti questo non è propriamente un ruolo politico, no? Sì, questo è probabilmente dipendente anche dalla volontà dello stesso Giuliani e da altri calcoli interni al Partito Repubblicano. Sulla questione della cybersicurezza è molto delicata qui per Trump, perché io parto ovviamente dall'assunto più scontato, cioè in realtà Trump non sia veramente un agente dei russi, quindi che sia un presidente americano che fa in primo luogo l'interesse americano. Americani. Lui da un lato deve ovviamente sgonfiare queste accuse pesanti che ci sono contro di lui direttamente e indirettamente, perché comunque ogni ruolo che i russi possano aver avuto per disturbare il processo elettorale, anche se lui fosse stato inconsapevole di tutto, in nessun modo complice, comunque è una cosa che può minarne la credibilità. Dall'altro, in quanto presidente americano, non può ignorare però i rischi che poi il sistema americano subisce dalle minacce hacker. Questa è una cosa che si è sviluppata molto prima che ci fosse il caso Trump e il caso di queste elezioni. Non è che gli Stati Uniti sono solo vittime, ovviamente. Abbiamo visto in tanti casi che sono stati molto pubblicizzati negli ultimi anni che chiaramente c'è una dinamica tra le potenze in cui tutte operano anche nel cyberspazio, tutte cercano comunque di acquisire più possibile informazioni dalle altre, anche ogni tanto di fare le cosiddette guerre informatiche, e gli Stati Uniti sono degli attori attivi e passivi come tutti gli altri, cioè ogni tanto attaccano, ogni tanto difendono, quindi per loro però è importante anche sviluppare importanti armi di difesa da questo punto di vista. Quindi Trump dovrà bilanciarsi tra una difesa del sistema americano dal punto di vista cyber e dall'altra riuscire però a fare in modo che queste voci, queste accuse, queste indagini, che comunque sono a livello di intelligence, quindi sono qualcosa di concreto e anche di difficile da stoppare, non minino troppo la sua credibilità.
Sui rapporti con la Russia è stato invece un po' ambiguo Rex Tillerson durante le audizioni per la sua conferma come segretario di Stato dell'amministrazione Trump. Ha definito una logica ipotesi quella che Putin sapesse delle manovre di pirateria informatica per influenzare la campagna elettorale americana e ha affermato che l'aggressività di Mosca sullo scacchiere internazionale va vista effettivamente come un pericolo. Allo stesso tempo però ha anche offerto degli spiragli a schiarite nelle relazioni tra i due paesi. Possiamo dire che questo dimostra la necessità dell'amministrazione Trump di trovare un equilibrio tra le proprie idee e quelle dell'establishment del Partito Repubblicano, che vede ancora la Russia come una minaccia. Credo che questo soprattutto indicasse però la necessità per Tillerson, come sarà per tutti, come per tutti gli altri ministri proposti da Trump, di riuscire a passare il vaglio del Congresso. A questo esame si preparano con delle specifiche prove, con un grande intervento dei consulenti, quindi non sono queste delle risposte date in maniera estemporanea. Quando Tillerson dice che Trump non ha ancora affrontato in profondità l'argomento Russia, è molto improbabile che questo sia vero, però ad esempio è uno dei modi in cui si può riuscire ad evitare una trappola che obiettivamente è stata sferrata, perché poi chi ha fatto le domande sono persone ostili non solo alla Russia ma anche ostili a Trump, che quindi volevano mettere in difficoltà la candidatura di Tillerson. Lì si trattava soprattutto di non dare argomenti a chi vorrebbe poi far bocciare la sua candidatura come ministro. Sul piano poi fattuale, cioè quello che sarà una volta che si troveranno ad avere effettivamente il potere, quindi che saranno passati, lì le cose cambieranno. Cambieranno perché non solo si segue quella che è una linea che Trump ha sempre indicato, ha riconfermato più volte anche dopo la sua elezione, sta implicitamente riconfermando molte delle nomine che ha fatto, cioè lui con la Russia vuole buoni rapporti e intesa strategica. A questo si aggiunge il fatto che tanto più Trump viene accusato di in qualche modo essere manipolato volontariamente o involontariamente dalla Russia, si ritrova con due scelte: o si ritira, cioè sostanzialmente fa l'antirusso apposta per non dare argomenti, ma sappiamo che Trump non molto spesso si ritira, oppure, cosa che ci si aspetterebbe da lui, contrattacca. Il contrattaccare sarà invece avere i rapporti più possibile positivi e meno tesi con i russi, in modo che l'argomento Trump è vicino ai russi, Trump piace a Putin, non sia percepito dal grosso dell'opinione pubblica americana come qualcosa di negativo, ma che invece possa essere alla fine percepito come un qualcosa di positivo. Sì, i russi in fondo sono nostri partner, quindi il fatto che Trump vada d'accordo con Putin per noi non è un problema. Per chiudere, direttore, un'altra questione che viene affrontata in questi giorni è quella del conflitto di interessi. Trump ha annunciato che cederà il comando della sua azienda ai figli, una soluzione che è stata giudicata inadeguata dal garante. Bisogna dire che la lista dei conflitti di interessi di Trump è abbastanza lunga, dal fisco fino alle leggi sul lavoro. Ma io credo che sinceramente i conflitti di interessi nel sistema, non solo americano, ma nel sistema americano, sono particolarmente evidenti. I conflitti di interessi che ci sono tra il sistema politico, quello imprenditoriale, quello militare, quello finanziario, veramente vanno molto oltre Trump, sono molto più grandi di Trump, se pensiamo a tutte le attività di lobbying, se pensiamo a queste porte girevoli che ci sono tra gli altri gradi militari che poi finiscono all'industria della difesa, e se pensiamo anche, per ritornare a quella che è stata la grande rivale di Trump, al tutto quello che è rappresentato dalla Clinton Foundation e le accuse francamente non campate in aria di possibili favori a livello politici che sono stati concessi in cambio a chi finanziava la fondazione. Il problema negli Stati Uniti è sicuramente molto profondo e queste che sono poi delle norme vanno poco oltre la pura formalità. Poi nei fatti questi conflitti di interesse, queste interrelazioni, questa sovrapposizione di piani che chiaramente vanno anche un po' a inquinare le decisioni politiche, ci sono e, ripeto, vanno molto oltre Trump e non si risolveranno nemmeno con quello di dare l'amministrazione ai figli, piuttosto che creare i trust o altre soluzioni che di volta in volta vengono praticate.
Ringraziamo per il suo intervento Daniele Scalea, direttore generale dell'ISAG, nonché docente di due master unicusano, quello in antiterrorismo internazionale, giunto alla sua seconda edizione, e quello in partenza nei prossimi mesi in analista del Medio Oriente, un'area geografica che, come sappiamo, è attualmente tra le più fluide al mondo e la sua situazione ci riguarda molto da vicino come occidentali, in quanto ha degli effetti concreti sulle questioni legate alle migrazioni e alla sicurezza, ma non solo. Ricordo dunque a chiunque fosse interessato che le iscrizioni sono ancora aperte per entrambi i master, tutte le informazioni le trovate sul sito unicusano.it. Grazie direttore, a presto. A presto, salve.